Buongiorno a tutti. Il progetto che si chiama, ci devi correggere Sergio se sbagliamo, Zompa o Zumpa? Zompa o Zumpa, diciamo, può essere letto in ambedue In modi, con maniere. due O Sì. comunque. Ed è un Sì, progetto, allora. Sergio, destinato a, diciamo, che ha come mission la disabilità, quindi a persone Esatto. con disabilità. Raccontacelo, Sergio. Esatto. Allora, l'idea è quella di fornire un ausilio, per agevolare la deambulazione delle persone che si muovono, su sedie a rotelle. Infatti il dispositivo permette di superare i lievi dislivelli che comunque sono insormontabili per le persone con questa disabilità. Pertanto, insomma, io ho creato questa rampa che, può essere regolata secondo diversi dislivelli. Io, per il prototipo che ho realizzato per Sinnova ne ho studiato quattro, ma in realtà possono essere di più variando alcune cose, alcuni elementi della rampa, ecco. È pensato per essere costruito in legno, ma anche in altri materiali, ad esempio alluminio, ferro, plastiche, quali plexiglass. Bisogna, insomma, trovare un compromesso tra il costo e la reperibilità del materiale Perché è molto e la sua costoso? resistenza. No, così in legno come l'ho realizzato io, no, l'idea è quella di rimanere sul centinaio di euro, ecco. Eh sì, quindi un Tra... costo assolutamente accessibile. Certo, però chiaramente sono tutte fasi che vanno controllate al momento della produzione in serie Ecco, io Sergio, intendo come si arriva un'industrializzazione. dalla tua idea progettuale a poi la produzione in serie? Quali sono i passaggi che bisogna completare? Beh, bisogna ottimizzare anzitutto il modello, che comunque è già performante, è già stato provato e testato anche da dei disabili in carrozzina. Insomma, io l'ho pensato per superare, per poter resistere almeno a 120 kg di peso, quindi lo spessore che ho presentato lì alla fiera, che è di 1,8 cm, va più che bene. Come si passa? Allora, il progetto nasce grazie all'ausilio di una tecnologia avanzata che è legata alla combinazione tra l'uso di un software di modellazione tridimensionale e parametrico, generativo parametrico, e la sua trasposizione nel mondo reale attraverso l'utilizzo e l'impiego delle macchine a controllo numerico. Pertanto io da uno script che ho personalmente creato, riesco a controllare dei parametri, quali ad esempio l'altezza dei dislivelli, la lunghezza e la larghezza della rampa, il pattern che è inciso sulla rampa. Impostando questi parametri ottengo, diciamo, la forma, il risultato, la conformazione maggiormente efficiente e voluta e che possa rispondere ai requisiti richiesti. E quindi da un modello tridimensionale passo al modello bidimensionale, che è quello che mi serve per essere inviato alla macchina a controllo numerico, che può essere sia una macchina a taglio laser che una fresatrice. Una fresatrice non è altro che una sorta di trapano che si muove su uno spazio bidimensionale, tridimensionale, andando a È tagliare, una macchina diciamo, il industriale, insomma, pannello. che lo realizza Sì, fondamentalmente. anche se comunque, ad esempio, io l'ho prodotta non in un'industria, cioè l'ho realizzata non in un'industria, ma da un artigiano, perché anche queste macchine si stanno diffondendo sempre di più nel territorio. E questa è una cosa molto importante, perché attraverso questa ampia disponibilità si riescono anche ad abbattere i prezzi o comunque si riesce a realizzare il prodotto in qualsiasi angolo della Sardegna o del pianeta, per dire. E Basta insomma, inviare il file, basta ecco. inviare il file. Grazie Sergio Leone per essere stato con noi e averci presentato il suo progetto che ha vinto il settore salute, ricordiamo, del concorso del Fab Lab di Sardegna Ricerche. Grazie Sergio, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona giornata.